Istituto Oxologico Italiano, una realtà sanitaria importante per il territorio del Verbano Cusio-Ossola. Qui come vi siete organizzati? Le visite continuano? Oxologico Villa Caramora continua nell'erogazione dei suoi servizi, quindi i pazienti troveranno i servizi aperti come al solito, dalle prenotazioni all'accettazione, l'esecuzione di visite, d'esami, diagnostiche, ogni prestazione. Abbiamo ricevuto il benestare della Regione Piemonte, siamo in accordo costante con l'ASVCO, con l'unità di crisi, ci è stato concesso e chiesto di portare avanti la nostra attività di modo da dare un servizio pubblico, una continuità di cura ai nostri pazienti. Quindi lo ribadiamo, se all'interno dei nostri ospedali le visite sono ristrette a quelle più urgenti o quelle entro 10 giorni, qui non è così. Tutta Villa Caramora lavora ai ritmi soliti a cui siamo abituati, questo ci permette anche di prendere in carico i pazienti cronici, i pazienti che hanno bisogno del punto prelievi, i pazienti che hanno bisogno di diagnostica per immagini. Continuiamo nell'erogazione di tutti i servizi, evidentemente lo facciamo con misure di precauzione cautelative molto spinte e molto maggiori rispetto allo standard. Quindi abbiamo istituito diverse modifiche alla nostra organizzazione di modo da permettere un'erogazione dei servizi in piena sicurezza e riduzione al massimo del rischio. All'ingresso della Villa Caramora i pazienti troveranno un checkpoint dove noi facciamo un triage con misurazione della temperatura e controllo dei contatti, della provenienza e della sintomatologia dei pazienti. Dentro alla struttura invece si trovano disinfettanti un po' ovunque, le sale d'attesa sono decongestionate, evitiamo l'assembramento sia in coda che appunto in attesa di entrare negli ambulatori, gestendo i flussi, quindi mandando dentro i pazienti poco per volta. I medici hanno ben presenti i protocolli da attuare in caso di sintomatologia e gli infermieri dispongono di tutti i dispositivi di protezione individuali da dare sempre in base alle disposizioni scientifiche che riceviamo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero, dalla Regione, da tutti gli organi competenti che danno disposizioni ragionevoli, che tengono conto della fattibilità, della presenza di dispositivi e soprattutto supportati da motivi scientifici.